attenuato. E ti chiedo subito come sta Veloso. Se recupera, come sta, sì, ci sarà in campo. Sì. Questa è già una buona notizia, mi pare, che è stata, senza togliere nulla a nessuno, è stata veramente un'assenza pesante. No, ci ha mancato su piazzati. Cioè, come gioco ce la siamo cavata bene, su piazzati mancava. E abbiamo avuto tanti, sicuramente potevano essere molto più pericolosi. Ho visto che ci siamo in tema, qualcun altro non ci sarà, oppure, non so, visto che gli impegni sono ravvicinati? No, no, quelli che c'eravamo siamo tutti bene. Anche il Parma è un altro pianeta, come se no, non un altro pianeta, nel senso, non mi capire male, no? Cioè io posso dire loro entrano Caputo Bianco e valgono come tutti noi insieme, cioè questo è il discorso, che comunque sono cose che da anni stanno in Serie A e sono costruite diversamente. Poi penso che partita nostra con Sassuolo migliore, assoluto, di questa, in tutti i sensi. Invece Parma diversa di Sassuolo, c'è più. C'è un meno bello in un certo senso, però una squadra che ho visto da vivo l'altro giorno a Milano, c'è proprio una bella squadra, tosta. Visto che uno dei punti di forza di questo drone è la difesa, facendo gli scongiuri, davanti ci sono delle frecce, la Reggio Arvigno, che era un mosso velocissimo, come fai a non concedere di campo per la ripartenza? No, noi anche penso con Sassuolo, dove come ha detto siamo ben migliori di quest'anno, qualcosina abbiamo concesso perché l'unico modo era di dominare la partita, di fare bene, era anche lasciare qualcosina, no? Cioè, abbiamo subito 2-3 contropiedi pericolosi. Con Parma, cioè, loro giocano diversamente, però veramente hanno una velocità in attacco spaventosa, tra Caramo e Gervinio sono veramente veloci. Poi cercheremo di avere coperture preventive giuste, di stare attenti e di non dargli contropiedi. Toglimi una curiosità, quali sono le squadre, ho capito quello che vuoi dire, però del pianeta Verona, cioè quelle su cui oggettivamente tutte, cioè quando dico sono tutte là, tutte sono alla nostra portata, cioè non distingo in quel senso negativo, cioè tipo per dire noi possiamo competere, noi con tutti sono il nostro pianeta. Penso che la squadra in queste 9 partite ha dimostrato che con tutti, cioè, se la può giocare, cioè, ma senza nessun problema, sia quelle migliori sia quelle più diciamo media bassa classifica, cioè vuol dire quello. Io solo dico che noi in ogni momento, cioè, non ci possiamo mai permettere di essere un po' sotto del nostro massimo. Quando stiamo massimo abbiamo dimostrato in queste 9 partite che poi episodi decino, però che ci siamo, cioè non ho paura di nessuno. Toccherà Stepinski? Non lo so ancora. Questa è la sorpresa, tant'è che come si combatte quello sconforto di aver perso questa partita? E perché c'è il rischio di mettere tantissimo in campo e di raccogliere zero, no? E alla fine magari il giocatore anche inconsciamente può dire porca miseria. Cioè, penso che in questo momento il più grande problema potrebbe essere focalizzarsi su un'unica cosa negativa che è finalizzazione. Invece bisogna focalizzarsi molto su tutto quello che si fa bene e tenerlo ben presente, quello che si fa bene, e non perderlo, perché il pericolo è proprio questo, che dai per scontato tutte le cose che si fanno bene pensando solo a quella che in questo momento non sta andando bene. Per cui bisogna avere grandissima fiducia che quella cosa la migliora e per stare molto attenti di fare tutte altre cose come stanno facendo. Non ce n'era bisogno dei risultati di questa settimana, però vedendo, insomma, la Spal pareggia, Parma pareggia, Lecce pareggia, quindi insomma le squadre che sono al nostro livello, del nostro pianeta, fanno punti anche con le grandi, tutte, no? Sono tutte del nostro pianeta. Però ecco, anche questo insomma ci dice che veramente per salvarsi quest'anno serve più che un'impresa. Credo che sia veramente il campionato più duro degli ultimi anni. Ma sì, lo sapevamo, cioè, non è che a noi ci rimane un po' rammarico, perché vedendo tutte le partite dici noi potevamo avere molti più punti, realmente, senza togliere, mettendo solo pali dentro, cioè, cose così.
Però è quello che è, cioè, siamo anche contenti in un certo senso e dobbiamo continuare così, sarà una battaglia fino alla fine. Per me è importante che squadra rende così, che sta là, sono convinto che migliora le cose che vanno male, ma non dobbiamo abbassare il livello, cioè, assolutamente. Ecco, poi permettimi di dire, sì, è mancato sulle palle piazzate, però insomma la sua capacità di veloso, di accelerare, decelerare, di avere i ritmi. Cioè, mi sembra un Verona un po' meno, un po' troppo frenetico, bello anche da vedere, però un po' meno ragionatore, un po' frenetico, che magari 30 metri di campo gli avversari non li avevo mai visti quest'anno concedere, abbiamo concesso 2-3. No, perché loro comunque hanno velocità in attacco spaventosa, però hai ragione, c'erano 2-3 situazioni, cioè proprio 2-3 che potevano essere gestite meglio come palleggio, no? Diciamo così, creare, penso che ti riferisci a quello, sì, creare sì, un'altra azione di attacco perché noi abbiamo perso la palla e abbiamo dato le partenze. Questo è sicuro, però penso che squadra l'altro giorno ha creato tantissime occasioni di gol, ma tante, in vari modi, sia in ripartenze veloci, sia con gioco nei spazi ristretti, in tutti i modi, per questo mi è piaciuta molto la prestazione. Senti, generalmente le tue squadre segnano o non segnano? C'è Crotone, perché non ho presente, cioè segnano tanto o sei uno che... No, penso che segnano tanto, cioè, sì, anche a Genoa, primi 6 mesi, quando abbiamo fatto grandi risultati, cioè segnavamo 3 alla Juve, 3 al Milan, cioè segnavamo tanti gol. Cioè io sarei preoccupato, quando tu non crei, no? Cioè così, adesso veramente sono tante occasioni di vari giocatori, no? Cioè vuol dire che squadra arriva non solo con attaccanti, che arriva compatta con tanti giocatori che possono fare gol. Manca sicuramente finalizzazione. Quindi dai, è più un aspetto psicologico adesso, c'è anche... Ma c'è sempre questa discussione, che cosa è? Cioè, poi io non sono riuscito mai a spiegarla bene a me stesso, che cosa è là. Per me a gran parte è proprio qualità, cioè tu arrivi, hai attaccanti forti, questi attaccanti costano un sacco di soldi, le grandi squadre comprano questi giocatori perché finalizzano tutto quello che crea, cioè, questo. Poi il limite, cioè tra giocatori medi ci sono anni che fanno 20, altri anni perché fanno 5 o 20, cioè quelli bravi fanno 20 sempre. Ma non voglio proprio focalizzarmi troppo su questo aspetto, cioè voglio che fanno di nuovo grande prestazione con fiducia, che riusciamo a creare più occasioni possibili, sono convinto che invece di pali entrerà dentro, che il portiere altro non farà mega parata. Grazie.